Ciao a tutti! Come vi avevo già anticipato nel video precedente, come vedete questo video è in un giorno diverso rispetto al sabato, che è il giorno in cui di solito registro video sui libri. Ho anticipato questo video perché proprio sabato mattina mi trasferirò con la mia famiglia al lago per un paio di settimane e non ci saranno video né sui libri né sul beauty per quelle 2 settimane. Perché ho intenzione di staccare veramente un pochino la spina e godermi un po' di pace con i miei. Detto questo, non vi volevo lasciare così senza salutarvi per troppo tempo e ho pensato oggi di mostrarvi quali sono i libri che io metterò in valigia per queste 2 settimane che sarò via. Mi viene da ridere perché io davanti ho circa una ventina di libri. Allora, non sono pazza, probabilmente. Ne potrei leggere dai 2, 5, massimo 6 in queste 2 settimane, a seconda del tipo di libro che scelgo di leggere, di quanto è lungo, di che genere di libro è, eccetera, eccetera. Ovviamente non li leggerò tutti, però sapete che io vi dico sempre che a me piace farmi prendere dal momento, dalla mia voglia momentanea. Quindi io, se posso, mi tiro dietro una piccola biblioteca da cui andare a pescare al momento. Siccome non ho problemi, poiché ovviamente ci spostiamo in auto, abbiamo una macchina bella grande, e andiamo in una casa, quindi non ho problemi a portarmi tanti libri. Ovviamente, se dovessi andare via in aereo, per dire, mi adatterei anch'io a leggere sull'ebook, ad esempio, o a portare meno, o a portare magari uno o due libri cartacei e poi una scorta sull'ebook. Non avendo queste problematiche, non mi faccio problemi a portare tanta roba. Considerate anche che qua dentro pescherà anche mio marito, quindi può essere che magari lui legga un libro tra questi e io no, ne legga un altro. Quindi ho scelto anche cose tra questi libri che a lui potrebbero piacere. Alcune se ne scelte, cioè, non è che le ho scelte io, diciamo che abbiamo messo insieme un po' di cose che alcune di queste sono sicura potranno piacere anche a lui. Quindi ecco, questo è il criterio. In merito alla tipologia di libri che porto via, allora, diciamo che io e a me in estate piace tantissimo dedicarmi a dei bei mattoni, anche a dei classici, anche a delle letture molto impegnative sotto tutti i punti di vista. Perché? Perché ho un po' più tempo e sono un po' più riposata a livello mentale per gestire quel tipo di lettura, ma lo faccio quando sono a casa mia, perché io sono una persona estremamente abitudinaria, cioè il mio essere abitudinaria mi limita spesso e volentieri, me ne rendo perfettamente conto, e quindi diciamo che lascio quel tipo di lettura a situazioni di mia comodità, rispettando appunto i miei ritmi e le mie abitudini. Tant'è che io credo che al momento in cui partirò, avrò letto 3 libri nel mese di luglio, perché sono quelli che ho sotto mano adesso. Io dico credo perché vi sto registrando questo video immediatamente dopo il video che avete visto sulle letture fatte a giugno, quindi sono abbastanza in anticipo rispetto a quando partirò. Realisticamente dovrei aver terminato 2 o 3 letture, che sono un po' più strong, diciamo. In vacanza mi piace portarmi letture anche di qualità, a volte anche dei classici, che però non siano particolarmente impegnativi dal punto di vista, non so, della scorrevolezza della scrittura, delle tematiche affrontate. Mi piace avere sotto mano qualcosa che mi intrattenga molto, che mi diverta, che però sia di qualità, che mi dia soddisfazione. Ecco, cerco sempre questo tipo di cose. E cerco anche di darmi delle opzioni rispetto al genere, rispetto alla tipologia di libro che voglio avere in mano, ma se vi racconto che cosa porto, magari è meglio. Allora, per me, e so anche per tanti di voi, ma anche per tanti italiani in generale, perché sono i libri più venduti in Italia in assoluto, estate significa thriller. Io amo, lo sapete, il thriller come genere. Tra i generi classici, diciamo, è il genere che preferisco. Mi piace un certo tipo di thriller, mi piace il thriller psicologico, ma in generale mi piace, diciamo, cercare in questo ambito letture che mi intrighino parecchio. Allora, io l'anno scorso, proprio al lago, avevo letto il manoscritto di Frank Tellier e ho ancora da leggere Il Sogno, che in realtà è il libro che
cronologicamente precede il manoscritto, ma in Italia è stato portato da Fazzi dopo il manoscritto. Il sogno è un thriller psicologico di cui ho sentito parlare benissimo. Franck Tillier è un maestro dell'incastro thriller, tra l'altro il manoscritto è scritto veramente benissimo. C'è una bella indagine dei personaggi che sono anche molto ben caratterizzati, non sono solo il ruolo che ricoprono. In questo caso la protagonista è una donna, una psicologa che collabora con la polizia che soffre di una grave narcolessia. Spesso confonde la realtà con il sogno. Si troverà insieme al fidanzato che è un poliziotto a indagare su un serial killer che fa sparire dei bambini. Queste sono le premesse. Ho presente come scrive l'autore, ne ho sentito parlare benissimo. Questo sicuramente lo leggerà mio marito perché l'anno scorso il manoscritto l'ha letto e gli è piaciuto molto. Tra l'altro mio marito ha un tipo di lettura stranissimo, è molto più veloce di me a leggere, ma molto molto, nel senso che lui è capace di aprire un libro e non staccare gli occhi da quel libro per ore. Io mi distraggo molto di più, mi interrompo, faccio altro, poi riprendo in mano il libro. Lui ha letto il manoscritto in un giorno, ha letto 1 ora la mattina prima di andare in spiaggia, 2 ore tra il dopo pranzo e quando siamo tornati in spiaggia e 2 ore la sera e l'ha finito. Lui fa così. Quindi questo lo leggerà di sicuro. Poi un altro libro che è un caposaldo per quanto riguarda i thriller moderni è Ulf Dorn con la psichiatra. Io non ho letto niente di Ulf Dorn. So che tra chi conosce l'autore, c'è chi parla molto molto bene di questo libro, c'è chi non lo considera tra i suoi migliori, ma comunque è un libro estremamente famoso e che mi intriga tanto come trama. Qui ovviamente parliamo di una psichiatra che è la protagonista, che lavora in un ospedale psichiatrico, che si imbatterà in una paziente piuttosto inquietante che a un certo punto scomparirà. E questa cosa la metterà di fronte anche a dei suoi fantasmi personali, credo di aver capito. Tra l'altro, è appena uscito di Ulf Dorn, ora, tipo 2 settimane fa, il seguito. Oddio, non so se è proprio il seguito, forse è un libro che ha gli stessi protagonisti, non lo so. Quindi, se mi piacerà questo, poi magari recupererò anche l'altro. Poi, cosa è successo? Domenica, oggi è lunedì, quindi ieri. Io e mio marito eravamo in giro, la bambina non c'era, era dai nonni, e siamo andati a fare un giro in libreria. E sono stata bravissima però, eh. Però l'ho convinto a comprare questo libro di Isaka Kotaro, I 7 killer dello Shinkansen, che è il thriller dell'estate, è il thriller di cui tutti parlano. Allora, lui si è fiondato subito sul nome dell'autore, che è un autore, giusto? Un'autrice. È uno dei più celebri scrittori giapponesi, quindi è un autore. Lui è attratto da tutto ciò che è giapponese. D'estate anche lui legge volentieri i thriller e quindi l'ho convinto, nel senso che gli ho detto: ah, guarda, ne ho sentito parlare un sacco, c'è un sacco di gente curiosa di questo libro. Dicono che sia un romanzo folle, vedrai che ti piacerà, ma dai, fatti questo regalo, prendilo. Lo voglio leggere anch'io, ovviamente. Allora, qui dice: un treno partito da Tokyo e lanciato 300 all'ora nella campagna giapponese. Sto registrando, sì. Una valigia piena di soldi nascosta in una delle carrozze e 7 assassini pronti a entrare in azione. Un meccanismo narrativo micidiale in cui tensione e adrenalina si susseguono fino all'ultimo straordinario colpo di scena. Un intreccio all'Agatha Christie e un'ironia alla Tarantino. Noi amiamo sia l'una che l'altro, quindi sicuramente questo lo leggeremo entrambi. Mi sento di poter dire che è quasi certa la mia lettura di questo libro. E poi ci sono due libri. Allora, uno che è direi noir, che è un classico della letteratura del genere, Raymond Chandler con Il grande sonno. Non ho letto la trama e non la voglio conoscere. Voglio proprio immergermi in quello che ho considerato tra gli autori americani del Novecento il padre del noir, quindi non vedo l'ora. E poi un libro che non ho capito bene come possa essere definito a livello di genere, ma che comunque c'entra con questa argomentazione un po' cupe, è un libro che io ho in libreria da una vita, ma che non ho ancora letto, ed è di Herman Koch, La cena. È un libro che
Quando uscì, se ne parlò molto, è stato molto molto letto, io lo recuperai allora, ma poi non l'ho mai letto. Credo che abbia un impianto estremamente teatrale, si svolge tutto nell'arco di una sera in un ristorante, penso, fra due coppie che hanno un problema, che svisceranno nell'arco di quella serata rispetto ai loro figli. Questo è un libro che ho sentito citare diverse volte da Jessica Penny Lane on the Tube, la quale dice sempre di non leggere il retrocopertina di questo libro perché spoilera o comunque toglie in un certo senso il bello della scoperta, che arriverà piano piano nell'arco di questa cena fra queste persone. Io ricordo che allora lo lessi, ma poi l'ho buttato lì in libreria e da quando Jessica lo cita mi sono ben guardata dall'andare a leggere queste parole che ci sono qui dietro. Vediamo se è arrivato finalmente il momento anche di questo libro. Cosa vi faccio vedere? Abbiamo fatto i thriller, facciamo qualcosa di fantascienza, fantasy, fantasioso. Sarebbe definizioni assurde. Anche questi sono libri che potrebbero molto prendermi in una situazione vacanziera come quella che avrò tra poco. Allora, ve ne ho parlato di recente, ho preso da poco di H.G. Wells, La macchina del tempo, un classico della letteratura fantascientifica inglese tardo-vittoriana, che dire, ho molta molta voglia di leggerlo. Ecco, in questo caso, per esempio, questo è un classico che mi sento di potermi portare via perché non credo che sia particolarmente impegnativa la lettura e poi è molto breve. Poi assolutamente voglio leggere, per questo voglio assolutamente trovare il tempo. Nessun dove di Neil Gaiman, che è stato di recente ristampato da Mondadori, era diventato introvabile, è il romanzo d'esordio di Neil Gaiman, che io non conosco, ma che ha tantissimi estimatori ed estimatrici e sento che potrebbe parlarmi moltissimo. Questa copia è meravigliosa. È anche illustrata, un bel carattere, facilissima da leggere. Questo veramente potrebbe essere molto papabile. In alternativa a questo, perché non credo che li leggerò entrambi proprio per mancanza di tempo, avrei anche questo di Cina Mieville, La città è la città. In questo caso si tratta di un fantasy, questo è un urban fantasy. Questo potrebbe essere definito una via di mezzo fra un urban fantasy, un distopico thriller. Anche qui dietro viene considerato una via di mezzo tra Philip Dick, Raymond Chandler e Franz Kafka. È la storia di due città parallele e sovrapposte che non possono comunicare tra di loro, ma avverrà un delitto che in realtà invece le metterà in comunicazione e quindi poi da qui si dipanerà tutta la storia. Sono curiosissima. Però tra i due forse leggerò prima questo, ma poi vediamo. È evidente che quello che non leggerò in queste 2 settimane passerà ad agosto, a settembre, a seconda di quanto mi verrà voglia. Però diciamo che questi sono i primi libri che ho in evidenza in questo momento. Passiamo poi a letteratura generale, narrativa generale, diciamo. Anche qui mi sono messa 3 titoli che credo di poter affrontare con una certa facilità anche fuori casa. Non so che sembro pazza, ma davvero io quando cambio gli orari, cambio i miei luoghi, cambio i miei tempi che io mi do per la lettura giornaliera, ho dei momenti in cui mi sento veramente spiazzata. Quindi le mie letture vanno anche ad assecondare questa fase, diciamo. Allora, un classico contemporaneo del Novecento, diciamo italiano, che mi tiro avanti da una vita, è Ferito a morte di Raffaele La Capria, che vinse, mi pare, negli anni 60 anche il premio Strega. È tantissimo che voglio leggere La Capria, tantissimo. Ferito a morte è il suo romanzo principale, diciamo, più conosciuto, il più apprezzato in generale, e vediamo se riuscirò a trovare il tempo anche per questo. Poi un altro libro che ho lì da leggere da sempre è di Geoffrey Eugenides, Le Vergini Suicide, di cui ho visto il film di Sofia Coppola e io amo soprattutto la colonna sonora. E la colonna sonora di quel film la so a memoria, è splendida, bellissima. Io questo lo volevo leggere da che ho letto Middlesex, che è un libro
favoloso, bellissimo. Ma poi è di mio marito questo libro, lui l'ha letto, ce l'ho in casa da una vita, non l'ho mai letto, tra l'altro non è neanche altissimo. La storia è molto molto particolare, è narrata da un uomo, da un gruppo di ragazzi, insomma, che parlano di queste cinque sorelle che si chiamano, non me lo ricordo, vabbè, sono cinque sorelle, ci troviamo negli Stati Uniti negli anni 70 circa, sono accomunate da un tragico destino, tutte e cinque nell'arco di un anno si suicideranno. La scrittura di Eugenides mi fa impazzire, mi piace tantissimo. Questo è il suo primo libro, accolto con grande clamore. Vediamo anche qui se sarà una delle mie scelte di questi giorni. E poi Madeline Miller con La canzone di Achille. Mi è successa una cosa strana con questa autrice. Quando l'anno scorso questo libro faceva parte dei due libri a 9,90, l'ho preso subito, all'istante, perché è un libro chiacchieratissimo, o molto molto amato o non molto apprezzato. Ovviamente la mia curiosità è stata estrema, sono forse una delle poche persone che non l'ha ancora letto. Tra l'altro, tra le persone che io seguo di più, ci sono in pari misura, direi, persone che l'hanno amato e persone che l'hanno odiato, quindi davvero non so farmi un'idea. Fatto sta che allora, curiosissima, poi mi è passata l'hype, mi è scemato molto, è stato battuto spesso nella scelta di libri da leggere da altri libri. Nel contempo, siccome questo non avevo più voglia di leggere, ho preso anche Circe, con l'altra offerta a 9,90, ma perché io so che li voglio leggere, perché quando di un libro si parla così tanto, io prima o poi devo farmi un'idea, per forza. Non so per quale motivo, nelle ultime 2 o 3 settimane, ogni tanto me lo sono preso in mano, ho detto sì, ma forse lo leggo, quindi potrebbe essere l'occasione per non farmi ripassare la voglia. Poi, dei libri più horror, diciamo che come il thriller, anche l'horror è un ambiente che mi piace tantissimo esplorare quando sono in vacanza. Allora, Ira Levin con Rosemary's Baby, che ho desiderato fortissimamente quando ho acquistato, anzi, in realtà mio marito mi ha regalato sia L'Esorcista che questo, perché entrambi hanno dato poi il là a due film culto molto molto amati. Questo specialmente è anche un film di enorme qualità registica, di fotografia, di tutto. Rosemary's Baby di Roman Polanski è un film meraviglioso, mi piace tantissimo. Anche qui, come nell'Esorcista, abbiamo a che fare col demonio e con una forse presunta possessione, boh, è tutto un po' da vedere. Anche lo stile credo che sia piuttosto particolare perché ha anche un che di commedia nera, anche questo non è un romanzo lungo ed è scritto bello largo, con una bella interlinea, potrebbe essere papabile per queste 2 settimane. E poi ne ho due che riguardano case stregate, case infestate dai fantasmi. Allora, questo sicuramente tratta questo tema, A casa prima di sera di Riley Sager, o Sager, non Sager, non saprei. È la storia di una donna che eredita un maniero, una casa che pare infestata. Lei non ci crede, ci va a vivere, succedono cose. Pare che sia estremamente avvincente, abbastanza di tensione, di quelli che non puoi mettere giù, quindi perfetto per le vacanze. Questo Looney, anche rileggendo per Looney, anzi per la 150ª volta qui dietro la trama, io non ho ancora capito di cosa parlerà. È un libro di Andrew Michael Harley, qui dice Stephen King. Dice, più cerco di dimenticare, più mi ricordo il peccato, è così, no? Ti perseguita. Poi dice King, non è solo un buon libro, è strepitoso, una storia straordinaria. Ora, io ho notato una cosa, che su una valanga di libri horror o similari ci sono delle frasi di Stephen King che si chiamano, a mio avviso, specchietti per le allodole, non lo so. Fatto sta che io questo l'ho preso con l'offerta 9,90 di Bompiani, l'edizione mi fa impazzire, mi piace tantissimo, questi con gli angoli stondati li adoro, e poi per me Bompiani vince su tutte le case editrici per leggibilità.
E per me questo è fondamentale, specie quando sono via, non ho le mie condizioni di luce migliori, quelle che mi regolo a casa, insomma. Non ho capito bene di cosa parla, credo che c'entri un passato in un luogo, un'infanzia, forse una setta, non lo so, e non so neanche se è bello o no, perché ne ho sentito parlare anche qui benissimo, come. Ma forse malissimo no, diciamo che ho sentito anche reazioni un po' tiepide a questo libro, ma vedremo. E poi non abbandono i miei vampiri in queste 2 settimane, perché sapete che sono in questa fase di ricerca mia personale in merito alla letteratura sui vampiri. Quindi ovviamente mi porto di Joseph Sheridan Le Fanu, Carmilla, ve l'ho mostrato nell'ultimo video haul. Anche questo è un classico, ma sottilissimo. Io questi li leggo in una sera, quindi sono meravigliosi da portarsi in giro. Li posso leggere mentre fanno la doccia Daphne e mio marito, per dire, sulla terrazza mentre li aspetto. Ecco, quindi è comodissimo avere libri di questo genere. E poi un libro che fa da trait d'union, diciamo, tra la tradizione letteraria dei vampiri e il giallo o noir classico, o la parodia del giallo e del noir classico. Questo è uno scrittore, Stuart M. Kaminsky, diventato uno scrittore di culto per un certo periodo. È nato a Chicago nel 1934, qui c'è scritto vive in California, ma non so se sia ancora vivo, perché questo libro costava lire 18.000, quindi è un pochettino vecchio. Tra i suoi romanzi pubblicati in Italia, nei gialli Mondadori, ce ne sono una serie. La nuova traduzione, eccetera, eccetera. Quindi io avevo letto che questo era uno scrittore che era diventato un po' di culto, che scrive cose un po' strane. Dunque, questo è Non fate arrabbiare i vampiri. Dire che ce l'ho da tanto è dire niente. Vi dico che ce l'ho esattamente dal 2001, perché è prezzato da Libraccio nel 2001. E c'è ancora il prezzo sia in lire che in euro. A prezzo pieno costava 18.000 lire, a Libraccio è costato 9.000 lire, che poi sono diventati 4,65 euro. L'adesivo qui del 75% di sconto è diventato un fossile all'interno della copertina, impossibile da togliere. Allora, questo è un dovrebbe, credo sia un romanzo molto molto particolare, che deve essere estremamente divertente, e vi leggo qui. Allora, Toby Peters è un investigatore privato di Los Angeles negli anni 40, sempre al verde e perennemente malconcio. E qui abbiamo proprio tutte le caratteristiche del classico, del noir, del crime. Viene picchiato con regolarità da guardie e ladri, malviventi, guardaspalle e soprattutto da un irascibile fratello tenente di polizia. Nei momenti cruciali la sua pistola cade sotto una libreria o scivola per le scale, lasciandolo in balia di chi, nella migliore delle ipotesi, lo vuole ammaccare un po'. Eppure, zoppicando da un pronto soccorso all'altro per farsi rimettere in ordine, non perde mai la sua irresistibile ironia e riesce con intelligenza, tenacia e fortuna a risolvere i casi più intricati. Lo aiuta in questo un gruppetto di amici: Jeremy, un gigantesco ex campione di lotta, cultore di poesia d'avanguardia; Gunther, un nano sempre elegantissimo, traduttore delle più assurde lingue del mondo; Shelley Mink, il dentista con cui Toby divide lo scalcinato studio. Cioè, deve essere stradivertente. In questa avventura Peters è alle prese con due casi contemporaneamente, cioè sentite. L'attore Bela Lugosi, famoso interprete di Dracula, ma ormai relegato a film dell'orrore di serie B, viene minacciato di morte da qualcuno a cui sembra stare molto a cuore la dignità dei veri vampiri. E poi l'altro protagonista è William Faulkner, il grande scrittore, viene ingiustamente accusato dell'omicidio di un agente letterario, l'età d'oro del cinema e della lettura americana. Grandi amori di Kaminsky rivivono in questo giallo nelle loro sfrangiature più dimesse,
Toruncoli e treccette in cerca di una parte, ghostwriter invidiosi, sognatori lasciati fuori dalla porta del successo. Insomma, un'umanità molto familiare a Toby Peters, che vive anche lui ogni giorno il sogno americano vissuto dalla parte dei perdenti. Cioè, ma di cosa stiamo parlando? Speriamo che lo pubblichino ancora. Cioè, magari una, cioè, io dico così perché mi esalto tantissimo quando mi voglio di leggere qualcosa, ma deve essere veramente una follia divertentissima. Mi sa che questo non me lo perdo in questi giorni assolutamente. Poi ho due raccolte di racconti. Allora, qui abbiamo due racconti di Stefan Zweig, di cui io non ho vergognosamente mai letto niente. Questa è Storia di una caduta e i due racconti si intitolano... buongiorno. Teniamoci gli occhiali anche se c'è il riflesso. Madame de Prix, Storia di una caduta, e l'altro racconto è Legittimo sospetto. Qui invece ci dicono, allora, perdere il favore di coloro da cui dipende la nostra stessa vita, mordere la polvere quando si sono conosciuti i fasti degli altari. Non essere più amati è il destino intollerabile che accomuna i protagonisti di queste due novelle qui riunite, una dama del Settecento e un cane. E il dolore, il furore, il desiderio di vendetta saranno altrettanto violenti nell'animale e nella donna. E poi qui procede a raccontarci qualcosa di più. Mi ispirano moltissimo i temi, quindi il tema della caduta da privilegi, diciamo. E il tema del dolore, della solitudine, della vendetta, interessantissimo. E poi questo deve essere pura follia e nello stesso tempo una chicca infinita. Questo libro l'ha letto diversi anni fa mio marito e me lo consiglia ogni 3x2. L'autore è Geza Sat, Oppio e altre storie, con disegni di Attila Sassi, ci sono dei disegni. Questa è una raccolta di racconti molto molto particolari. Allora, questo qui vi devo per forza leggere qui dietro cosa c'è scritto perché non so riassumervi bene. Allora, Filo rosso sanguinante dei racconti di Xat è l'insaziabile curiosità per il mistero del dolore, come ha scritto Philip Roth. Philip Roth, grande stimatore di questo autore. La sua conoscenza delle malattie mentali, fobie, angosce, manie, raptus omicidi, mondo delle droghe, incubi, è così profonda da creare, unita alla sua finissima sensibilità di scrittore, una miscela che non ha precedenti nella storia della letteratura. Vi do proprio due notizie sull'autore, quelle che sono scritte qui dietro, perché secondo me vi danno il peso di chi ha scritto questi racconti. Allora, Geza Sat, ungherese, psichiatra, uno dei primi seguaci di Freud, critico musicale, oppiomane, morfinomane, nel 1919 uccise sua moglie e poi si tolse la vita a soli 31 anni, appena un anno dopo il crollo dell'impero austro-ungarico. La storia della sua malattia mentale e della sua morte suscitarono scalpore in Ungheria e offuscarono man mano la sua opera di narratore che scivolò nel mito e insieme nell'oblio. Solo oggi Xat viene riscoperto in patria e all'estero e valutato come un grande scrittore. Qui dicono, si possono passare momenti gradevoli, addirittura felici, nel leggere una raccolta di novelle per lo più crudeli e sinistre e di cui fino ad oggi non sospettavamo l'esistenza. Questo lo dice Alfredo Giuliani sulla Repubblica. Poi, le storie di Xat stanno con un piede dentro quelle di Hoffman, con l'altro dentro le favole di Andersen. Ma la testa è quella di Freud. Questo lo scrive Domenico Starnone su Il Manifesto. Cioè, voglio dire, Hoffman, Andersen, Freud. Entro l'estate lo voglio leggere, Caspiterina. È uno di quei famosi libri che ho sempre lasciato da parte per dire tanto lo leggerò, tanto lo leggerò, tanto lo leggerò, poi a un certo punto viene quel momento lì, Vedremo, vedremo, vedremo. Allora, con questo vi ho fatto vedere i libri che porto con me. Ah, un'ultima cosa soltanto, questo non lo porto con me ma ve lo mostro. Quando siamo andati in libreria con mio marito, lui ha preso quel libro e io ho preso questo, Alexandre Dumas, I tre moschettieri, edito Bompiani, nei classici Bompiani.
Ve lo mostro perché credo fino all'inizio di agosto Bompiani resta con il 20% di sconto su tutto il listino. E c'è questa collana dei classici che è veramente bellissima. Tra l'altro, a prezzo pieno costano 14 euro ed è un prezzo di tutto rispetto per un'edizione così bella, copertina semi-rigida direi. E c'è, ragazzi, guardate come è scritto dentro, c'è i Bompiani, veramente grazie, 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 dovete tutti prendere esempio da Bompiani, sono di una leggibilità assoluta i loro libri, tenetelo presente perché questi prezzi col 20% di sconto possono essere un buon modo per recuperare dei classici. Io ho preso solo questo, perché gli altri che c'erano, da Dracula al Conte di Montecristo, almeno quelli che erano disponibili in libreria in quel momento, e non mi ricordo che altri, però li ho già, o comunque li avevo già letti, non mi interessava avere un'altra copia. C'è tutta Jane Austen, se vi interessa, quasi tutta Jane Austen, che se siete amanti della scrittrice potete decidere anche di tenere, di decidere di acquistare tutti i suoi libri in queste edizioni. Tra l'altro sono stupende quelli di Jane Austen, perché sono uno azzurrino, uno rosa, uno beige, uno verdino, vicini, sono meravigliosi. Sto dicendo una cosa puramente estetica, però insomma è un'occasione anche per farvi una bella biblioteca a dei prezzi assolutamente ottimi. Al momento non ho preso altro, ripeto, perché non mi interessava altro, perché quello che ce l'avevo già letto, Mentre i moschettieri mi manca, non me lo porto via perché ho già tanta carne al fuoco. Ad agosto ho altri programmi in merito a libroni tipo Guerra e Pace, però per esempio da settembre-ottobre potrei dedicarmi a questa meraviglia, che tra l'altro deve essere straleggibile, super avventurosa, eccetera, eccetera. Con questo veramente vi ho detto tutto quanto. Niente, io come vi dicevo prima, vi saluto per un paio di settimane. Ormai credo che il prossimo video sarà già quello dei libri letti a luglio, perché ve lo pubblicherò i primi di agosto, quindi sarà già quello. Così vedremo uno che cosa poi di fatto ho deciso di leggere tra questi libri, e poi vedrete anche i libri che ho letto nella prima metà di luglio, che non vi ho citato apposta quest'oggi per lasciarvi la sorpresa. Detto questo, io non so cosa dirvi. Innanzitutto vi ringrazio immensamente perché da quando faccio video regolarmente sui libri io ricevo una vagonata di soddisfazioni, tante, tante, tante. Ho riscontri da voi favolosi, spesso mi commuovete e è stata una delle cose più belle questa mia decisione di parlare assiduamente di libri e il riscontro che ho avuto da voi di quest'anno, davvero, di quest'ultimo anno, a partire dalla metà del 2020 in poi. Non posso che ringraziarvi tantissimo, ci vedremo comunque presto, un paio di settimane e torno, vi mando un bacio gigante e alla prossima se vi va. Ciao!